Ieri pomeriggio al Palazzo delle Esposizioni è stata inaugurata la sesta edizione del premio Città di Faenza, il concorso di pittura che la Proloco Faenza ha rispolverato dalla tradizione e riproposto con successo agli artisti. La mostra sarà poi visitabile per due weekend consecutivi. Inaugura oggi qui al Palazzo Esposizioni il premio Città di Faenza, che cos'è? Il premio Città di Faenza è un concorso biennale di pittura, è stato istituito da Pierpaolo Peroni, che è stato presidente della Proloco ed è socio onorario della Proloco di Faenza, e la data di istituzione risale al 2004, con cadenza biennale è sempre stato organizzato ed è atteso dalla città e dagli artisti. E chi verrà premiato? Diciamo che intanto il concorso è dedicato a quei pittori, a quegli artisti ma non professionisti, quindi abbiamo diverse opere, ben 63 artisti si sono presentati a questa nuova edizione e diciamo che i nomi ancora non li vorrei fare perché aspetto proprio l'inaugurazione ufficiale che avverrà a momenti. E invece per quanto riguarda i canoni di scelta dei vincitori, quali sono stati utilizzati? La giuria è una giuria di eccezione, ne fanno parte 6 membri e sono faentini, sono artisti, sono accademici, sono anche architetti e quindi diciamo che le opere sono state scelte anche guardando alle varie sfaccettature e alle professionalità dei membri di questa giuria, quindi si è guardato innanzitutto al tema, perché quest'anno vi era un tema ben definito che era Faenza, la città, gli scorci, la campagna. Quindi bisognava ricadere comunque in questa tematica e poi si è guardato naturalmente anche alla capacità pittorica, ma capacità pittorica intesa anche diciamo ad ampio raggio, quindi intesa anche come sperimentazione, come tecnica e come voglia anche di adeguarsi ai canoni molto attuali e capirete bene guardando il primo premio. Per quanto riguarda invece le tecniche utilizzate, piuttosto che l'età dei partecipanti, un po' di dati. Certo, allora l'età dei partecipanti va da ventenni sino a persone davvero molto mature e un premio sarà proprio dato anche ad una persona che ha compiuto una certa carriera, diciamo, nell'arco della pittura faentina. Per quanto riguarda le tecniche, le più vaste, si va dall'olio alle tecniche miste, all'acquerello, al collage, anche alla pirografo e al ricamo, ad arazzo, anche perché proprio nel linguaggio pittorico attuale si spazia molto, cioè pittura non è più pennello e tavolossa, ma molto di più. Quindi un'arte a 360 gradi con tema Faenza quest'anno. Esattamente. E invece dunque sarete aperti in questo weekend e anche il prossimo. E invece qualche anteprima per la prossima biennale l'abbiamo già o ci sarà un iter ben preciso? Ci sarà un iter ben preciso, anche se comunque l'organizzazione di questa ci ha già dato tantissimi spunti per la prossima edizione, anche sottolineando questo fatto. Abbiamo istituito proprio un dominio, un sito ad hoc per il concorso biennale di pittura e questo diciamo è un plus che viene anche offerto agli artisti, perché comunque sul sito sono caricate le opere ma anche il collegamento diretto ai loro link e quindi diciamo che è già una cosa, un passo in avanti, diciamo. Perfetto. Francesca Diletta per Faenza Web TV.